I see a firefighter fighting fires. I see a car mechanic changing tires. I see a pilot flying through the air. I see a barber cutting people's hair. I see the people in my town and I say, hey brother, what's going down? Questo è il mio tesserino da professionista. Un oggetto che per molti miei colleghi ormai sta diventando un miraggio. A cominciare da Laura, che ha 13 anni meno di me, è preparata, ma è precaria. Ed è la storia che vi racconto oggi. Ciao, sono Esther. Grazie, ciao. Eccoti. Ciao, già con la telecamera in mano. Si inizia subito. Si comincia subito. Quanti anni hai e che lavoro fai? Allora, ne faccio 33 tra un mese, quindi ancora 32 per poco, e faccio la giornalista precaria, ma pur sempre giornalista pubblicista, perché il tesserino da giornalista professionista non sono ancora mai riuscita a prenderlo, e faccio questo lavoro ormai da 11 anni, sì, però secondo me, non lo so, sono ancora, nonostante gli 11 anni, sono ancora convinta che dai, se uno si impegna, se uno lavora, prima o poi, certo in sesso è un po' troppo poi, però così ho iniziato a provare a scrivere magari per, mi sono informata, ho iniziato a scrivere a direttori, questo già ai tempi del liceo, in cui ho vinto un concorso di scrittura, che in realtà ha molto poco valore, però è stata proprio la mia insegnante a convincermi che forse poteva essere la mia strada, che sì, era una strada difficile, ma che probabilmente insomma ero portata. Di lì però la strada è stata molto lunga, ho fatto l'università, mi sono laureata in tempo, con il massimo dei voti, e appena uscita dall'università ho coniato la mia prima lettera anomala. Cercavo una formula per farmi leggere, per far sì che qualcuno leggesse il mio curriculum o si interessasse comunque a me in quanto possibile futura professionista, insomma. La lettera anomala iniziava cercando di creare un'empatia con chi mi leggeva. C'è stato persino un caso invece di un direttore di una testata minore che mi ha detto: ah, bella idea, mi piace proprio, adesso quasi quasi la suggerisco a mio figlio che non trova lavoro. Io sono rimasta così. Poi diciamo che cioè, le esperienze sono state tantissime. A un certo punto nella vita di ogni persona, ma in particolare del giornalista, entra la parola stage. La parola stage, che probabilmente così fu un termine francese, un po' snob anche diciamo, forse per farci andare un po' meglio giù il concetto di essere sottopagati e per lo più sfruttati. Diciamo che forse inizi a pensare che adesso vorrei iniziare a lavorare. E lì, insomma, è stato il momento in cui ho puntato più di tutti, ho deciso di puntare sul video. E allora mi sono messa sul serio, mi sono messa a fare un corso di montaggio, ho fatto l'esame per fare la certificazione internazionale AVID, ho detto quando tutto va male me vado all'estero e vado a fare la montatrice. Insomma, sembra che il giornalismo multimediale stava diventando il futuro. Laura sarà giornalista del futuro, tu fai video, fai foto, dai, iniziamo a collaborare insieme, di qui a un anno vogliamo creare una redazione. Fatto sta che questo futuro ancora,
ancora è presente, nel senso che poi in realtà ancora, almeno fino adesso, non si è investito risorse reali su questo futuro multimediale, cioè tutti vogliono avere video, tutti vogliono avere un tipo di materiale diverso, però per ora non ci si investe, cioè non si pagano bene le persone, non... E di lì ho avuto veramente un momento in cui ho detto, ora che faccio? Ho 31 anni, comunque sono 10 anni che credo, mi impegno, scrivo, lavoro, perché poi pochissimi sanno quanto effettivamente viene pagato un giornalista precario, perché ci sono anche delle agenzie, delle testate che ti pagano 4-5 euro, fino proprio quando va di lusso, di grande lusso, sui 70 euro. Anche facendosi due calcoli, cioè tu devi lavorare tantissimo, devi sempre avere delle idee, perché comunque sei tu, nessuno ti chiede niente, sei tu che devi continuamente sfornare delle idee, e quello è un lavoro, perché comunque metà del tuo lavoro è trovare la proposta. Puoi lavorare tutti i giorni e scrivere tantissimo, ma arrivare a fine mese che sei guadagnato 500 euro ti puoi sentire fortunata. Diciamo che dopo una serie di anni tutto questo non basta più, non è una questione di tempo indeterminato, è proprio una questione di poter vivere del tuo lavoro. Cioè, a me piacerebbe poter vivere del mio lavoro. Quello che vorrei chiederti è se ti sei data un termine oltre il quale dici no. L'ho già superato. Inseguire il lavoro che vorresti fare è una vera e propria scelta di vita. E io in questo momento no, non ho un termine, nel senso che le volte che ho provato a mettermi un termine ho capito che mi facevo del male da sola, perché iniziavo a viverlo con ansia. Oramai sarebbe rinunciare a una grandissima parte di me stessa, e chiudere questa porta su me stessa oggi sarebbe, non lo so, sarebbe dura. Per ora non me la sento. Io quando ero piccola dicevo una frase di cui mi vergogno un po', e che fino adesso in tutta questa intervista lunghissima non avevo detto, perché un po' me ne vergogno, però dicevo che volevo fare la giornalista perché volevo conoscere Carmen Consoli a detto sordi. Un po' ridere, vabbè, avevo 14 anni e Alberto Sordi non sono mai riuscita a conoscerlo, purtroppo, e Carmen Consoli l'ho incontrata già 4 volte. E la prima volta che l'ho intervistata è stata un'emozione incredibile, è stata proprio una, non lo so, già quello mi aveva ripagata di tantissimo. E sono degli esempi di cose che veramente tu vivi appieno, che ti danno qualcosa, che non è solo quello che fai. Io ho seguito la morte del Papa, ho seguito l'elezione, cioè sei lì e vedi tutto. Vedi le dinamiche, capisci la realtà in cui vivi. A volte sarebbe meglio non capirla, forse, però è un tipo di finestra sul mondo diversa alla quale non voglio rinunciare. Piccola riflessione finale. Apriamo anche noi una finestra e guardiamoli in faccia a tutti questi giovani che, come Laura, non chiedono garanzie, non chiedono nemmeno un posto fisso, ma la semplice dignità di vivere del proprio lavoro. E questo non può essere definito essere choosy, o no? Thank you.
courts. I see the people in my town and I say, hey brother, what's going down? I say,